Buon pomeriggio, è il vostro Fabio Caressa che vi parla, pronto a raccontarvi questa sfida minuto per minuto. L'incontro di oggi ha tutte le carte in regola per rivelarsi spettacolare. Peccato solo che il tempo sembri volerci mettere i bastoni tra le ruote. Secondo le previsioni a nostra disposizione esiste solo un 50% di possibilità di pioggia. Ma a essere sincero, guardandomi intorno, mi sa che chi si è portato l'ombrello ha fatto bene. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Cross di Contrao. Può colpire! Primo tentativo dell'incontro. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Cercherà di metterla in mezzo. Può crossare in area. Baracca. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. The ball. Gioia del gol, che parata! Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Lasagna! E c'è il gol del Udinese. Un bel calcio d'angolo, un perfetto colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Vedo dalle statistiche a mia disposizione ha realizzato il quarto gol stagionale. Punteggio di 1-0 a referto. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. La gioca in profondità. Fabio Contrao. L'Udinese arriva a questa partita reduce da una vittoria bella ma sofferta nell'ultimo turno. Si avvicina alla porta. Libera il momento giusto. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Cerca una soluzione con la palla lunga. Possibilità di tiro. De Paul. Sembra avere il totale controllo della gara. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Udinese può gestire un comodo vantaggio di due reti. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Ottimo dribbling. Babacar. Non c'era spazio. L'appoggia sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Prova la giocata di Fino. Si riparte con un fallo laterale. Cerca il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Ci stanno provando un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vinto. Per Avest.
è libero di creare pericolo. Soltanto rimessa laterale qui. Bava che prova il tiro. Primo tempo che si conclude dunque qui. Squadra a riposo, continuare sulla gara più qui. Non ha niente da cambiare nel assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Oggi è davvero in palla. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Si riprende con il secondo tempo. Buon lancio. Fabio Coentrao. Mandragora. De Paul. Lasagna. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Il direttore di gara indica il tiro della bandierina. L'hanno già messa da calcio d'angolo. Sembra che vogliano riprovarci. La palla viene respinta. Ecco Babacar. Si libera alla grande. Cerca di lanciare il compagno. Palla intercettata. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Fabio Coentrao cerca la fondo sulla sinistra. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cercano l'azione veloce. È in posizione per il cross. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Mandragora, autore di un assist oggi. De Paul. Posizione irregolare. C'è un giocatore in difficoltà. Sì, e sembra doloroso. Vediamo se riesce a continuare. Continua a giocare. Il suo spirito da combattente alla meglio. Lancio lungo del portiere. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. De Iola ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Tenta la conclusione. Aveva spazio davanti alla porta. Grande occasione fallita. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. De Paul. Pericolo in... Attenzione! Andrenacci dice di no! Barak. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Scodella in avanti. Saponara. Diego Farias. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Sostituzioni, rapida successione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Va il tiro. Questo errore ci prova di nuovo. E ha provato il gran numero. Ci ha provato in acrobazia. Probabilmente non poteva fare di meglio. Queste giocate difficilmente riescono. 5 minuti ancora sul cronometro. Nelson. Palla a Fofana. Lungo passaggio in avanti. Palla in avanti verso il compagno. Gioca una palla lunga. E la palla, devi approfittarla. Ed ecco il fischio finale. Tutti sotto la doccia. Ce l'hanno fatta.
una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono festeggiare. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Io non lo dico perché sono stato un portiere, però quando una squadra non prende gol è già un bel pezzo avanti.
Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono a completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni e ho la sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Vengono da una serie di partite impegnative da cui sono usciti un po' ridimensionati, per la verità. In questo periodo sembra girare tutto storto, Fabio. Le prestazioni sono poco brillanti, c'è un appannamento fisico evidente e anche qualche malumore di troppo tra i tifosi. Non possono essere contenti di quanto sta succedendo, ma non devono cercare scuse. Da un periodo del genere si può uscire solo lavorando tanto in allenamento e affrontando le partite con le motivazioni giuste. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Mandragora. Udinese. Ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Un'occasione di contropiede. Iago Falche. Sturaro, che nella scorsa partita ha riportato la situazione in parità con un gol nel primo tempo. Qui può partire il contropiede. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Genoa è reduce da un pareggio per 2-2 in quella che è stata sicuramente una partita bellissima e combattuta. Va in scivolata. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci ritroverà ancora. Scodella in avanti. Destro. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. De Paul alza la palla in profondità verso un compagno. Palla al centro. Intercetta il passaggio, pericolo. Prova a giocarla in profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Lancia il compagno in profondità. Tenta la conclusione. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Grande lettura del gioco e ottimo utilizzo degli spazi. Meritavano il gol. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Schöne cerca la profondità. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale. Lungo passaggio in avanti. Sturaro cerca l'uomo là davanti. Da lì può segnare. Si avvicina, qui cercherà il tiro. Si è liberato bene, peccato per una conclusione non molto precisa. Aveva fatto tutto bene, forse però è arrivato un po' stanco quando ha tirato. Cerca la rovesciata spettacolare. E ha tentato la giocata spettacolare, ci è mancato davvero poco. Ci ha provato in acrobazia, probabilmente non poteva fare di meglio, queste giocate difficilmente riescono. Okaka!
e il primo tempo finisce qui. L'Udinese poteva sbloccare il risultato di sgoccioli del primo tempo e si conclude invece a reti inviolate. Beh, finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. L'Udinese ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Oh, Kaká, buon lancio. Pandev. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. C'è un tackle duro, cerca la profondità. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Pallone lungo in verticale. Nuitink cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Ecco un pallone in avanti. Palla persa, gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Oh, Kaká, cerca lo spunto sul filo del fuorigioco. C'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì, Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e gli rende la vita più difficile. Esatto, la chiave è proprio questa, l'imprevedibilità. Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla, si scambiano di posizione. Destro! Conclusione sul fondo. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Kaká perde il duello fisico con l'avversario. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Vuole il lancio filtrante. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Solamente 5 minuti e sarà tutto finito. Masiello la fa sua. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Palla in avanti verso il compagno. Scatta verso il pallone. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Ottima prestazione da parte delle due difese, finita 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? In alcuni momenti è sembrato che potessero perderla, in altri forse meritavano qualcosina in più.